avevo visto. Allora, visto che credo che chi ascolti la mia musica abbia il diritto di poter sapere di più su di me, ho deciso di farmi questa tua intervista, così le domande sono tutte controllate, non ci sono domande scomode. E beh, allora farei entrare il mio ospite. Ciao. Che sono grazie io. Dell'invito. Iniziamo con le ciao domande. A tutti. Bene, sono pronto a rispondere alle domande. Quando hai iniziato a interessarti alla musica? Allora, l'interesse per la musica inizia circa nel 2009. Un po' prima del 2009, quando... Perché nel 2009 ho iniziato a studiare musica, quindi l'interesse nasce un po' prima. Nacque perché era il periodo in cui mi ero fissato con l'idea di dover suonare la chitarra elettrica. E mi aveva portato a questa fissazione il fatto che stavano spopolando in quel periodo i Jonas Brothers, che avevano anche un loro programma su Disney Channel, un programma che era chiamato appunto Jonas Brothers, e in questo programma loro suonavano la chitarra elettrica ed era una cosa che mi faceva venire voglia ancora di più di suonare la chitarra elettrica. Così mi costrinsi i miei genitori a iscrivermi a scuola di musica con l'idea di iniziare a suonare la chitarra elettrica, soltanto che arrivati il giorno di scegliere scuola di musica erano tutte chiuse, ma una che era lo stesso chiusa però attirò l'attenzione particolarmente, tanto da tornarci mi sembra il giorno dopo, nel quale trovammo un collaboratore dell'istituto che era anche marito della presidente dell'istituto, e gli dissi che volevo iniziare a studiare chitarra. Andò, prese una chitarra, me la diede e disse: non va bene, ti fa male a questa articolazione qui, ti potrebbe creare problemi. Allora mi disse: inizia a studiare pianoforte, così sciogli le dita e poi se vuoi puoi iniziare a... puoi fare chitarra. Però non ho cambiato. Ovvio. Quali sono i tuoi autori classici preferiti? Allora, beh, di autori classici preferiti, Bach, ovviamente lo sai, l'ossessione. Sì, lo so. lo so. Poi bisogna contestualizzare perché sono per tipo di composizione. Abbiamo per le sonate per pianoforte, Beethoven, ma non solo, anche per quello che riguarda anche le sonate per pianoforte e violino come la Kreutzer, quello che... anche i concerti per pianoforte sono bellissimi, Beethoven. L'orchestrale Mozart, qualcosa di musica russa come Tchaikovsky, Prokofiev, Rachmaninoff per i preludi, per pianoforte. Però ti sei dimenticato di Verdi, nel senso l'Italia, restiamo in casa. Siamo stati nei posti dove è nato, dove è cresciuto, al Festival Verdi, abbiamo sentito la messa da Requiem. Chiedeti se sì, è vero, hai ragione, non ho toccato l'Italia. Verdi, siamo stati a Parma a vedere non solo la messa da Requiem di Verdi, che è qualcosa di eccezionale, effettivamente non ho parlato di Verdi, hai pienamente ragione, perché non sono un grandissimo fan dell'opera, in realtà non mi piace tantissimo, anche se ho visto il flauto magico di Mozart. E Verdi era il maestro dell'opera e quindi non è il mio preferito per questo, ma era comunque un grandissimo maestro. Verdi come persona, ho visitato il posto dove è cresciuto, dove ha vissuto, ed era veramente un genio a tutto tondo Verdi, questo sì, perché si è progettato casa, aveva piantato lui tutte le piante, aveva una grotta che aveva progettato lui, entrava la luce in una maniera particolare, in un'ora particolare del giorno, e formava dei giochi di luce particolari, e quindi Verdi era un genio a tutto tondo. Se vogliamo restare in Italia, visto che non ne ho parlato, non sono un grande amante dell'opera, però quando si toccano le composizioni che non sono opera, ma per esempio musica sacra, come potrebbe essere Rossini nello Stabat Mater, mi piace particolarmente. Mentre per l'opera, sì, ho detto Puccini, la Turandot mi è piaciuta molto. Compositori ce ne sono tanti, ma direi Vivaldi. Vivaldi era un grandissimo compositore.
E tra i musicisti moderni chi preferisci? Musicisti moderni, per quanto riguarda pianoforte, beh, ce ne sono tanti. Io sono, sarei teoricamente più vicino a Einaudi. Einaudi, che è italiano, quindi... non perché mi piaccia particolarmente, ma perché è estremamente forte, è Ezio Bosso. Con una malattia assurda, che non gli permette quasi di muoversi, quando suona lui riesce sempre a essere stabile, a poter coordinare, a poter suonare, quindi è qualcosa di assurdo e allucinante. Sarebbe veramente bello collaborare con Ezio Bosso. Concordo, vero. La tua musica può essere inquadrata in un genere? Prevalentemente quello che ho tentato di fare è stato creare un mix tra due generi, che sono il classico e il minimalista, quindi ho tentato di mettere insieme il classico e il minimalista e formare un qualcosa di un minimalista un pochettino più complicato e un pochettino più ricco di variazioni, che è sempre basato sull'improvvisazione, però è sempre complesso. La tua musica, a detta di alcuni, aiuta a riflettere. Quanto può essere di supporto la musica in momenti particolari della vita? Che aiuta a riflettere? Penso di sì. Non lo so, questo bisogna vedere, per ognuno è diverso, ma che sia importante la musica in alcuni momenti è assolutamente vero. E, beh, aiuta a non sentirsi giù a volte, ascoltarla spesso è molto utile, sì. Ascolti solo musica classica o ti interessi anche ad altri generi? Beh, assolutamente... No, la musica classica l'ascolto meno degli altri generi in realtà. Sono un grande amante dell'EDM. È un po' dispersivo detto così perché l'EDM è un genere enorme che comprende tutta la musica elettronica, quindi tutti i sottogeneri che sono la dubstep, la tectonic, l'house. Però io intendo un tipo di EDM un po' più soft come quello che faceva Avicii, quello che fa Kygo, anche Martin Garrix. Un tipo di EDM che puoi anche tranquillamente ascoltare a casa, che senza dover essere per forza coascella. Vabbè, ci sono tanti generi, tante cose che ascolto come l'hard rock, per esempio le Zeppelin, gli AC/DC, il progressive rock come sono i Pink Floyd, i Genesis, rock and roll che sono anche i Beatles, i Rolling Stones non mi piacciono tantissimo, solo qualche canzone. Sì, hai dimenticato James Bay però. Sì, è vero, ho dimenticato James Bay, ok, sì. James Bay che è il mio preferito in assoluto. Lo scorso album di circa 3 anni fa, che era Chaos and the Calm, bellissimo. Il nuovo album, Electric Light, un album assurdo, un album di alternative rock, bellissimo. Tra parentesi, il produttore è veramente un maledetto genio. Non ho mai sentito un album così ben fatto a livello di audio e di ingegneria, ma anche di composizioni all'interno, perché sono veramente belle canzoni. Nuovo album, un passo in avanti rispetto all'altro, che era già un grande album. E lo scorso album però era di un genere diverso, era più acustico. Quindi mi sono introdotto a James Bay quando lui si occupava di acustico e quindi si introduce anche l'altra passione, il genere che è quello che attualmente è ancora il mio preferito, poco sopra l'EDM, acustica appunto, quindi ci sono tutti quelli che si occupano di acustic, che sono James Bay nello scorso album, ma anche tutti, ci sono anche dei pezzi acustic in quest'album. Come Slide, poi Ed Sheeran, Passenger, anche i Codalin. Direi che anche una menzione a livello di suono bisogna fare anche Pink Floyd, che avevano come ingegnere del suono Alan Parsons dietro The Dark Side of the Moon. Studi pianoforte dal 2009 nell'Istituto Verdi di Alghero, che si vanta di essere stato il primo liceo musicale d'Italia. Quanto è stato importante nella tua crescita d'artista? Beh, assolutamente tantissimo. Probabilmente non avrei iniziato a studiare pianoforte, perché probabilmente in qualsiasi altra scuola di musica avrei iniziato a studiare chitarra. Non so come sarebbe andata, magari sarebbe andata nello stesso identico modo, però non si può sapere. Quindi attribuisco all'istituto il merito di avermi portato a studiare il pianoforte. Ho iniziato con un insegnante che devo dire essere stata bravissima, perché intorno al quarto anno già non studiavo più, però mi ha spronato per...
riprendere a studiare, non avevo più voglia. Poi ho cambiato vari insegnanti e sono arrivato a oggi, dove ho finito di studiare pianoforte come studiavo anche solo l'anno scorso, e ho iniziato a studiare quindi composizione per approfondire l'armonia. Praticamente tutti i giovani ascoltano musica, ti senti di consigliare loro di studiarla, perché? Studiarla potrebbe farti cambiare totalmente l'idea. Non è solo poi alla fine musica, ma poi tutto quello che c'è dietro la composizione di un pezzo, tutto il lavoro che c'è dietro, tutto il... Ma anche perché poi la musica è scienza, se vogliamo... Anzi, non se vogliamo dire, è scienza. C'è uno studio dietro complessissimo per la musica. Infatti esistono ingegneri del suono che fanno questo. Studiarla, quindi, dicevo, è complicato. Ci vuole voglia per studiarla, perché è veramente difficile mettersi là, prendere lo spartito e iniziare a leggerlo, perché se non sai leggere lo spartito raramente riesci a studiare armonia, perché la teoria è basata sullo studio di quello che c'è scritto sullo spartito. Per esempio, prendi un pezzo di Beethoven, lo leggi e inizi a capire: ah, bene, qui c'è una quinta, qui poi passa in settima, fa questo passaggio qui c'è una variazione, qui sta scendendo. Non so se consigliare, perché ci vuole voglia per farlo, quindi se lo vuoi fare lo fai, altrimenti meglio ascoltarla e basta, perché potrebbe passarti la passione. Sei nato e cresciuto in Sardegna, ad Alghero. Pensi che artisticamente questo sia stato un vantaggio o uno svantaggio? Per chi fa questa attività, chi intraprende questa attività, sa che ormai vendere i dischi non è più una cosa che porta reddito, ma quello che alla fine è importante è poter avere un tot di visualizzazioni, di riproduzioni sulle piattaforme di streaming musicale, sulla piattaforma che è questa, YouTube, ma anche su sito e su tutto quello che è legato a internet. L'unico effettivo limite potrebbe essere quello legato a internet, appunto, perché caricare un video su YouTube potrebbe diventare fastidioso, estremamente lungo. In Sardegna non è un grandissimo problema, tutti i paesi hanno internet, anche i più piccoli. Le città più grandi hanno un internet decisamente più prestante, come quello che c'è ad Alghero, come potrebbe essere Alghero, Sassari, Cagliari. Quello che riguarda questo lavoro, che è anche quindi Instagram, Facebook, l'utilizzo di tutti i social, non è un problema, non è effettivamente un problema, non è un limite. Il limite quindi potrebbe essere soltanto internet. Cosa ben diversa è quello che ti dà il posto, perché la Sardegna e Alghero danno un'ispirazione di non poco conto. Avere un paesaggio così, avere un centro storico così come quello che c'è ad Alghero, anche perché poco fuori Alghero ci sono villaggi nuragici di grande importanza come Sant'Imbenia o il Nuraghe Palmavera. Ma andando anche più verso il sud, dove ci sono i giganti di Monti Prama, che sono veramente qualcosa di incredibile, hanno anticipato gli scultori greci addirittura. Ultimamente anche il Pozzo di Santa Cristina fa paura, la tecnica costruttiva non è totalmente chiara nemmeno oggi. E quindi questo dà un'ispirazione immensa. E poi Alghero, come detto prima, avere una città così all'interno di un'isola così, è il non plus ultra dell'ispirazione. Adoro il folklore sardo. Alghero è una città, quindi Alghero non ha effettivamente un suo folklore stretto. La Sardegna, più nel centro della Sardegna, perché è un po' meno multiculturale, come Alghero effettivamente è, c'è un folklore più stretto e proprio le radici della Sardegna si sentono, ed è bellissimo. E aggiungo anche un'ultima cosa, che è la qualità della vita di Alghero, perché Alghero è una città, ma una città piccola, con 44.000 abitanti, che poi diventano sì più di 100.000 d'estate, ma con 44.000 abitanti non ci sono tutti gli stress legati al traffico, ai mezzi, solo se devi muoverti da Alghero per andare a Sassari o da Fertilia per andare ad Alghero, ma nemmeno tanto. Dentro Alghero non ci sono particolari problemi, perché da qualsiasi punto praticamente puoi arrivare in mezz'ora al centro senza problemi, a piedi.
Quindi senza problemi di traffico eccessivo, niente di questo tipo di stress, c'è ad Alghero ed è una cosa che è assolutamente impagabile. Ok, bene, abbiamo finito. Perfetto. Tornando dove Ah, sei. così è. Vabbè. Allora, spero che questa autointervista sia piaciuta, sia servita anche per comprendere meglio la mia musica, quello che faccio. E niente, seguitemi sulle varie piattaforme, quindi a partire da Spotify, Apple Music, tutte le piattaforme di streaming musicale, ma soprattutto su YouTube e sul sito.